dal romanzo alla scena. In questo caso la scena è teatrale, non è cinematografica, non è la prima volta che succede, e nella fattispecie abbiamo dal romanzo intitolato La scalata alla piramide di sale, della piramide di sale, scalata quindi nel senso anche metaforico, penso. Ora ne parliamo, ecco, ne parliamo con Antonio Conticello, autore del romanzo e anche autore della regia teatrale in questo caso, giusto? Sì. Chissà poi che non venga anche un fatto poi cinematografico a questo punto, no? Che c'è questa idea magari? Ti dovrei invitare a cena così poi ti racconterei un po'. Adesso facciamo questo discorso, perché sabato 5 aprile a Città della Notte, Teatro Cannata, la rappresentazione di questo spettacolo, di cui abbiamo anticipato, abbiamo anche fatto vedere qualche immagine nel nostro talk show in Salsa Augustana, l'abbiamo chiamato Meriti e Demeriti, quando abbiamo invitato Mario Puglisi. Ah, sì, sì. Allora già ci ha mostrato anche alcuni vostri interventi ballerini, che mi pare proprio interventi coreografici. Anche, e abbiamo due ballerine qui. No, Giorgio, allora qui alla mia sinistra Sonia Litrico. Anzi, aspetta, che scusa. Lo uso io perché lo usi. Uso come io. Ci arrivi? Ci arrivo così da lei. Ah, ecco. La sì. La giraffa, questa è una giraffa mia. Allora, e poi? Allora, Sonia Litrico. Sonia Litrico e Maria Corso. Bene, Corso. Corso. Bene, allora, cosa ci dici di questo spettacolo? Cosa ti posso dire? Ti posso dire che è stata una è lo step successivo a quello ovviamente della pubblicazione del romanzo, avvenuto già circa 2 anni fa. In particolar modo con Sonia, ma anche con Mario, è nata questa idea con Mario circa 1 anno e mezzo fa. Che lui è autore delle musiche. Che lui è autore delle musiche, che è scappato via adesso, non sappiamo perché. Vabbè, sì, lui però è già stato nostro ospite. E quindi è giustificato. Quindi con Mario sì, abbiamo lanciato questa a seguito di una presentazione fatta alla libreria Mondadori di Catania. Lui diceva la Feltrinelli, vabbè, non ha importanza. Perché lui dimentica tutto, sì, ricordo, infatti l'ho seguita l'intervista, infatti ho detto Ma Feltrinelli, siccome era di sinistra, Mondadori, oggi Mondadori è berlusconiano. A parte tutto, quindi è nata proprio come idea con Mario di cercare trasformare questo romanzo in una forma teatrale. Ovviamente lui arriva dal mondo della musica, quale contributo primario poteva dare se non quello di scrivere delle musiche ad hoc? Sono tutte musiche originali. Musiche originali, interpretate non solo da Mario ma anche da Maria Corso. Che abbiamo detto è vocalist. Maria Corso. Solista, una volta si dice solista. Oltre ad essere solista vocalist, duetta anche con Mario, ma non solo, perché interpreta anche, recita anche delle parti. Caspita, insieme. Un'artista completa. Sì. Guardate che sorriso, la inquadriamo il sorriso della nostra. E poi mi pare, abbiamo detto, anche violinista, o sbaglio? Docente di violino, sì. La fa la docente di violino? Certo, assolutamente. E dove? Scuola media. Qui da noi o a Milano? A Cefalù al momento, a Palermo. Mamma mia, così lontano. E tu hai captato queste belle ragazze nostre siciliane, tutte siciliane. Sonia. Che Litrico è un nome siciliano. Sonia. Giusto? Sonia Litrico catanese, ma noi ci siamo conosciuti a Milano, perché lei vive a Milano. Perché insomma io l'avevo notata e le ho fatto un po' la corte da un punto di vista proprio prettamente professionale. C'è solo da moglie di direi... C'è un grande amore con Sonia, ecco, vedi? È il marito che è geloso. Va bene, parliamo, siccome non è un talk show, parliamo dello spettacolo allora. La gente viene perché a vedere questo spettacolo? Perché è una commedia con musiche, sono piacevoli, ma anche perché mi pare aver capito, voi raccontate una storia dei Salinari, no? Bravissimo. Sì, in realtà la storia è una storia ambientata nella vecchia Augusta degli anni 70, che è un po' la storia, è un po' l'Augusta che porto sempre nel cuore. Degli anni 70 tuoi, no? Degli anni 70 miei, quando avevo circa 13 anni. Però, se non sbaglio, è ambientata anche in un'epoca in cui i Salinari dovevano portare 25 cufini di sale, no? Bravissimo, per ricevere il giusto salario.
Io ci sono nato, tu sai benissimo, sono cresciuto in Borgata, sono cresciuto proprio sulle saline, per cui questo rapporto così intenso, io me lo sono portato sempre dietro, per cui dico sempre che anche se abito a 1400 km di distanza da 25 anni, in realtà il cordone ombelicale con questa terra di Sicilia non si è mai reciso. E non si è mai deciso con Augusta, attenzione, perché io sono cresciuto qui, anche se sono nato a Palermo. Per cui questa storia... È un fatto puramente così accidentale, proprio incidente quasi, no? Sì. Di percorso, un po' come Saro Fiorello, che è nato a Catania, ma poi è vissuto qui da noi, no? Esatto, sì, bravissimo, un po' come Saro. Detto questo, questi quattro ragazzini, tra cui Antonio... Ecco, Saro Fiorello e Antonio Conticello, facevano una rima baciata, Conticello e Fiorello... È un auspicio, chi lo sa. Ma guarda, guarda, allora, ognuno ha il suo percorso, ognuno ha la sua strada, Rosario è il non plus ultra, Rosario è un grande, quindi Beppe ha seguito la strada della fiction, della recitazione, Katia scrive, di tanto in tanto ci siamo sentiti più che altro anche con Katia, perché, ma comunque ecco, ognuno ha la sua strada. Io ho una formazione diversa perché ho lavorato molto dietro le quinte, lo sai benissimo, in Mediaset, ma adesso, non essendo più in azienda, adesso ci lanciamo un po' in quelle che erano... No, le forme artistiche primordiali. Detto questo, questi quattro ragazzini decidono di scalare la montagna della Salina Regina, la più grande salina. Quella che abbiamo qui da Augusto, una volta avevamo, adesso è rimasto l'ex Salina Regina, si dice. Bravissimo. Per diventare cosa? Perché una leggenda popolare recita che chi riesce a scalarla diventa più spacchioso, diventa più grande, diventa più saputello, diventa un vero uomo. Perché il sale, poi il sale in zucca, la zucca. Esatto. E d'altro canto c'è anche da dire che sono prove iniziatiche, per i ragazzi allora si facevano queste altre prove, no? Sì. Per dimostrare proprio la propria virilità quando si passava dall'adolescenza alla giovinezza. Esatto. Non a caso questo testo è stato anche preso come testo di narrativa in alcune scuole, ma non solamente qui in Sicilia, ma anche su a Milano, Alessandria, Varese, insomma lì dove anche io insomma vivo. E questi incontri che faccio con i ragazzi, insomma, sono molto, molto interessanti, e io continuo a portare il nome di Augusta in giro per l'Italia. Bene, allora questo è positivo, quindi, per tutti gli augustani che vogliono in qualche modo rivedere, però trasfigurati dalla poesia del palcoscenico, no? Sì, 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 infatti la cosa bella è anche loro non conoscevano la storia, no? dei salinari di Augusta. Eppure la signora violinista vocalist potrebbe anche ricordare che a Trapani sono le saline, lei che sta a Cefalù. Quelle di Trapani sono un po' più note rispetto a quelle di Augusta. Però Augusta una volta era famosissima per le saline, una volta. Nemmeno io ero nato, nonostante questi miei capelli così, ma ho incanutiti, in effetti però nei libri di geografia di una volta era famosa per le saline, esattamente come Trapani. Poi c'è stata l'industria, allora adesso dopo la piramide di sale bisogna fare la piramide dell'industria, no, vabbè, no. No. È un'Augusta quindi trasfigurata dal sogno, dalla fantasia, e dalla poesia anche della musica. Sì, sì, sicuramente, perché comunque all'interno c'è veramente tanta poesia. In particolar modo poi io e Sonia vestiamo e svestiamo ruoli, panni di vari personaggi. Per cui io sono lo scrittore, no? Quindi seduto alla mia macchina. Lio narrante. Sì, Lio narrante, e Sonia invece... Io sono la lettrice che trova questo libro che è stato dato in regalo e comincio a leggere, a sfogliare le pagine di questo libro. In alcuni momenti dello spettacolo ci sono delle scene che vengono proprio, che nascono così dalla lettura del libro, quindi si trasformano quindi da semplice lettura a... Ecco, avviene, diciamo, rappresentazione avviene dopo la lettura, non è un flashback. Non è un flashback. No. Lui scrive in tempo reale, diciamo, e io leggo in tempo reale, e in alcuni momenti delle scene che si sono lette si trasformano in realtà come in un sogno. Abbiamo detto la trasfigurazione, sì. E la vocalist quando interviene? Io intervengo in più momenti, sono la zia Ciccina. Che... zia Ciccina così giovane? Che di solito la zia Ciccina è una vecchietta, attempata, lei è una zia si trasforma, una zia si trasforma.
Si camuffa? No, non si camuffa, non ci camuffiamo. Utilizziamo solamente dei piccoli escamotage per calarci nei personaggi. Ecco, oltre a voi che siete la Sonia e si sente che è di Milano, perché ha già l'accento milanese, beh, ma comunque che viene dal nord. No, non si sente, non si sente. Non si sente questo accento catanese. Però oltre a voi, Antonio è di Augustano di adozione, ma non più di residenza. Chi sono gli augustani? Gli augustani sono parecchi, perché vabbè, insomma, abbiamo un regista delle luci, che è Francesca Righetti, che arriva da Milano. C'è mia figlia che farà la direttrice di scena, c'è Chiara Stella Nizzolek che è la scenografa, poi abbiamo, e quindi questi sono quelli che arrivano dal nord. Ovviamente, come puoi ben intuire, 14 ballerini, farli arrivare da Milano è costoso. Ma bravo, costoso, Giorgio. Costoso. Quindi cosa ho pensato, visto che era l'idea primordiale insieme a Mario, è di come dire, coadiuvare questo lavoro e quindi condividerlo, anzi, perdonami, insieme a delle realtà del posto. E allora, sia per la regia audio, ci siamo affidati a Viviana Cottone, che già conosceva a suo tempo il romanzo, ma anche con le coreografie di Elisabetta Riso, della scuola di Elisabetta Riso di danza, insieme a Gabriele Romagnoli, insieme a Federica Farrauto e gli altri 12 ballerini. Per cui, insomma, tutti di Augusta. Tutti di Augusta. Allora, a questo punto possiamo dire, Augusta, con gli ex augustani come Antonio, no? Augustani che sono ancora vivi, qui residenti, vivi, proprio nel senso, sì. vivo, pirandellianamente, vivo. Allora, eccoci, allora, pronti per questa rappresentazione dello spettacolo Commedia con Musica, possiamo dirlo così? È una commedia musicale. Una commedia musicale è la scalata della piramide di sale di e con Antonio Conticella, con Sonia, mi perdoni il lapsus, Maria Corso, bene.